Si conclude con un ottimo bilancio la terza edizione del Medita Festival a Taranto, sul cui palco quest'anno si sono avvicendati Riccardo Cocciante, Achille Lauro e Malika Ayane, con la partecipazione straordinaria dell'Orchestra Mancina. È naturalmente un onore e un piacere essere l'attrazione della domenica sera qua al Medita, perché la domenica sera è il momento in cui la gente esce proprio perché vuole, no? Ti deve proprio volere molto bene. Il sabato si è tutti in vita, invece la domenica bisogna rinunciare a, no, a impigrirsi. E quindi ecco, questo mi riempie di grande gioia, soprattutto perché so che ci sarà molta gente, e questo mi spinge a fare inevitabilmente del mio meglio, soprattutto perché per quanto io sia molto fortunata e viziata e con le orchestre sinfoniche ho avuto modo di avere a che fare dall'inizio della mia storia di musicista, è un'esperienza molto rara e preziosa, e quindi l'Orchestra della Magna Grecia, che insomma sta lavorando al fianco dei miei musicisti, dei miei compagni di squadra, come se fossero sempre stati con noi, è un regalo insomma. Nell'occasione la BCC San Marzano di San Giuseppe, per il terzo anno consecutivo, ha rinnovato il suo supporto alla manifestazione culturale tarantina, consegnando il premio dei Due Mari 2022 all'artista Malika Ayane. Terzo anno del Medita Festival qui a Taranto, è grande successo di pubblico, grande interprete. Noi come Banca del Territorio continuiamo a supportare sia il premio sia la presenza nella nostra città di nomi così importanti, che sicuramente danno lustro al premio, danno lustro alla città. Continueremo anche nei prossimi anni, sicuramente questa strada è avviata, sarà una strada di successo. Il premio sarà il fumo di Grottaglie, quindi una speranza per un futuro migliore, un oggetto ultramillenario che vuole essere una dimostrazione di fortuna, di speranza, cosa di cui certamente tutti abbiamo bisogno in questo momento. Strepitoso successo quindi anche per la quarta ed ultima serata del Medita Festival, organizzato nella suggestiva cornice della Rotonda del Lungomare di Taranto dall'Orchestra Magna Grecia in collaborazione con il Comune di Taranto. Si conclude un Medita Festival eccezionale, quest'anno quattro serate, quindi cresciuto anche insomma in larghezza, perché quattro serate invece che tre come lo scorso anno e come due anni fa, però davvero un grande festival che cresce di anno in anno, e poi la nostra Orchestra della Magna Grecia diventa sempre più forte, sempre più bella, gira per l'Italia, porta alto il nome della nostra città, quindi viva il Medita Festival, lunga vita al Medita Festival, all'Orchestra della Magna Grecia, e lunga vita al maestro Piero Romano. Il festival rappresenta una festa della città, ma una festa di altissimo profilo culturale, naturalmente turistico, di immagine, di identità, di promozione, e questo il Medita Festival lo ha accolto perfettamente. Io sono veramente soddisfatto e orgoglioso, una squadra organizzativa incredibile al top, che ha permesso di rappresentarci anche con levature artistiche quali Cocciante, Achille Lauro e Malika Ayane, veramente in modo straordinario. È una città che si proietta all'internazionale, e questo naturalmente ci aiuta, perché non solo rodiamo i motori sempre più per andare a traguardi maggiori, ma ci mostriamo con il migliore vestito, che è quello della domenica, se vi permettete questa similitudine, e soprattutto con quel panorama e quel patrimonio naturalistico, ambientale, culturale che Taranto ha. Gli artisti che non hanno mai conosciuto Taranto rimangono incantati, e questo è il miglior feedback che potevamo immaginare. Oh,